Vi siete mai chiesti quando ricevete un'email se l'allegato è un virus oppure no? Oppure se il link che contiene apre una pagina di phishing oppure che contiene un exploit che vi può iniettare un virus? Da cosa lo capite? E vi fidate del vostro antivirus? Oggi vi faccio vedere due strumenti che vi possono aiutare. Uno è alla portata di tutti ed è un sito web che dopo vedremo. L'altro è uno strumento più tecnico e che quindi cercherò di spiegarvi in modo da farvelo capire anche ai non esperti, ma che potrà essere utile invece a chi è abituato a lavorare con certi apparati come i firewall. Sigla e poi partiamo. Ok. Incominciamo. Prima di cominciare ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio devi iscriverti al canale per poter ricevere sempre gli aggiornamenti quando posto nuovi video, quindi clicchi qui sotto su iscrivi e poi campanella per ricevere le notifiche. Il primo strumento di cui vi parlo oggi è un sito che si chiama VirusTotal. VirusTotal permette di caricare un file che avete magari ricevuto come allegato e lo fa analizzare da una serie di antivirus. Quindi se il file è magari un virus che è già stato censito da qualche antivirus, così lo scoprite. Non funziona chiaramente se è uno zero day, ovvero se è un virus che sfrutta una vulnerabilità nuovissima per la quale non è ancora uscita una definizione. Tuttavia, agendo su un certo numero di antivirus contemporaneamente, magari l'antivirus che avete installato voi non lo trova, ma qualcun altro potrebbe averlo già classificato e quindi vi dà una prima idea. Come funziona? Il sito si chiama VirusTotal, lo cercate su Google, poi qui potete selezionare Choose File, caricate il file che magari avete ricevuto. Io qui ho scaricato un Acar, che è un file che permette di testare gli antivirus, ovvero è un file benigno che però viene individuato per convenzione come virus da tutti gli antivirus. Lo carico ed ecco che, come vedete, l'analisi da tutti gli antivirus, c'è l'Avast, c'è il Bitdefender, c'è l'ESET, c'è il Kaspersky, il Panda, il McAfee, il Micro, ci sono un po' tutti. Ecco, l'unico che secondo lui è sano è il Malwarebytes, però adesso, a parte questo, quando su un tot di antivirus uno solo lo dà come virus, potreste pensare che sia un falso positivo. Già quando sono in 6 o 7, allora può darsi che sia un virus nuovo che non ancora tutti hanno classificato. Un'altra funzionalità di VirusTotal è la possibilità di analizzare gli URL, ovvero gli date in pasto il link di un sito che vi è arrivato magari via email ma di cui non siete sicuri, oppure un sito di cui siete abbastanza sicuri che volete visitare ma che volete prima analizzare, e questo fa una scansione per vedere se all'interno della pagina ci sono degli exploit, ovvero dei codici malevoli che possono iniettarvi dei virus attraverso il browser. Io adesso qui ho caricato una pagina di un sito che permette di fare analisi di exploit. Ne prendo uno a caso, lo incolliamo qua, CTRL V, e poi facciamo partire la ricerca. E vediamo che qualcuno qualche dubbio ce l'ha, qualcuno no. Però considerate una cosa, che questo sito qui è un sito che contiene codici malevoli per scopo di ricerca, quindi il codice malevolo in realtà non è contenuto all'interno della pagina e quindi non è stato un sito che è stato exploitato, che quindi vi può iniettare virus. Quindi ci sta anche che qualcuno abbia dei dubbi, ma molti lo ritengano innocuo. E questo, diciamo, conclude la prima parte col sito VirusTotal. Nella seconda parte ho detto che vi avrei parlato di uno strumento un po' più tecnico, che è la sandbox. Come funziona una sandbox?
Una sandbox letteralmente è un recinto di sabbia dove di solito si fanno giocare i bambini perché non si facciano male e non escono dal recinto. Nel settore informatico con sandbox si intende un ambiente tipicamente virtuale all'interno del quale vengono fatti girare i software di cui non si ha conoscenza per capire se contiene codice malevolo o no. Viene fatto un'analisi comportamentale, ovvero viene fatto partire il file di cui non si conosce la funzione, poi viene lasciato in esecuzione per un certo periodo di tempo e si guarda che tipo di direttive invoca, a quali file cerca di accedere, se cerca di accedere a chiavi di registro. In questo modo si capisce se magari tenta di crittografare dei file in un tempo abbastanza breve. Se fa questa operazione potrebbe essere un ransomware, un criptovirus, e quindi viene identificato come potenziale minaccia. In questo modo si possono trovare quelli che si chiamano zero day, ovvero virus che ancora non sono noti, sfruttano una vulnerabilità nuovissima, però vi possono iniettare un virus. Chiaramente questo tipo di comportamento non piace al virus stesso, all'exploit, perché la sua funzione è quella di installarvi il criptovirus, per esempio. Allora cosa fa il virus? Tenta di capire se sta lavorando all'interno di una sandbox. Sono nate nel tempo tecniche di evasione dalla sandbox. Spesso i virus aspettano, quindi una volta che si sono installati, prima di incominciare il loro lavoro, per esempio di crittografia, aspettano una giornata o un riavvio. Siccome nella sandbox spesso ci si sta pochi minuti, riescono a uscirne indenni. Chi programma le sandbox si è inventato un meccanismo che possa far credere al virus di non essere una sandbox e quindi magari durante pochi minuti aumenta la velocità dell'orologio, facendo passare giornate in pochi secondi, inserendoci all'interno magari un riavvio, e in questo modo il virus pensa di essere in azione da diversi giorni e scatta e quindi viene intercettato. Però chiaramente chi fa virus conosce che la sandbox fa questo e quindi magari tenta di contattare un server NTP per vedere se l'ora che lui vede nell'orologio è l'ora reale. La sandbox in questo caso intercetta la chiamata e gli passa un'ora fasulla. Un'altra tecnica, per esempio, è quella di visitare alcuni siti e vedere come rispondono, oppure tentare di risolvere via DNS alcuni domini per vedere come rispondono. È famoso WannaCry, per esempio, che è stato disattivato registrando un dominio, perché WannaCry tentava di risolvere un dominio, vedere se era stato registrato, e se era stato registrato si disattivava. Questa era una tecnica per evadere dalla sandbox, perché spesso le sandbox alle chiamate DNS rispondono con un indirizzo, proprio per far credere al virus di essere collegato a internet anche se non lo è. Per quanto riguarda WannaCry è stato sufficiente registrare quel particolare dominio che lui ha pensato di essere in sandbox e si è disattivato su tutti i computer. Ora vi parlo brevemente di una particolare sandbox che si integra con gli apparati FortiGate ed è la FortiSandbox. Allora, questo è uno schema base di come funziona la FortiSandbox. Il file arriva tramite internet perché l'avete ricevuto come allegato oppure è su un sito che state visitando e lo state scaricando, arriva al FortiGate. Il FortiGate vede arrivare il file, cerca di capire con le definizioni che ha al suo interno se è un virus, ma se non lo conosce lo passa alla FortiSandbox. La FortiSandbox non è altro che un server, un hypervisor, quindi al suo interno ci sono tutta una serie di macchine virtuali con sistemi operativi differenti, per esempio c'è un Windows XP, un Windows 7, un Windows 10, un Windows 2016,
un Windows 2012 con magari software installati come Office per provare i file Excel o Word che arrivano, con browser installati, quindi Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge e così via. E quando arriva il file viene fatto esplodere, ovvero viene lanciato all'interno della macchina virtuale. Come vi ho detto, all'interno della macchina virtuale il time lapse è accelerato, quindi in pochi minuti vengono fatti passare giornate e si vede come si comporta il file. Nel frattempo però il FortiGate passa l'allegato o il file al client, perché magari il client lo sta aspettando e ne ha bisogno subito. Tuttavia, dopo qualche minuto, tipicamente dai 4 ai 10 minuti, la sandbox ha fatto la sua analisi. A quel punto lì dice al FortiGate se il file analizzato è potenzialmente una minaccia. Se lo è, il FortiGate a quel punto crea una nuova definizione di antivirus che lo contiene e non farà più passare quel virus. Lo identificherà subito come un virus conosciuto. Rimane però il problema del client al cui l'aveva già passato. In questo caso qui il FortiGate comunica al client tramite un componente che si chiama FortiClient che il file che gli aveva passato era un virus, e a quel punto il client stesso si disattiva da un punto di vista di interfaccia di rete e non comunica più con la rete. Quindi se era un criptovirus affliggerà solo quel PC. Se era un virus che tentava di replicarsi in rete non potrà più farlo, e a quel punto sarà possibile andare sullo specifico computer e disinfettare o eliminare il virus da quel PC stesso. Con questo direi che è tutto, vi ho spiegato cosa e come funziona la FortiSandbox. Vi ricordo che se il video è piaciuto potete cliccare su il pollice su qui sotto. Ricordatevi anche di iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notifiche quando metterò nuovi video. Per oggi è tutto, ciao!